E in fondo cos'è l'amore? Sta prendendo proprio forma. Via! È la numero uno. Wow! Parla, stai facendo caos, Coco. Beh, non sto leggendo Harmony perché sono senza far nulla e mi sto leggendo il libro. Ma è proprio questo Wedding Day che è basato sulla collezione Harmony. Perché? Perché questa è una storia, è una favola da grandi, una favola di passione, d'amore, sbocciata in soli 28 anni. Questa è una storia d'Harmony. Cocco! Se ci vai vicino non ti parla più. Scusa, ma è vero? Eh sì, è vero. Eh sì. Buongiorno. Allora, questa è la planimetria. Allora, ora voi siete seduti qua sotto al gazebo che sta il rito civile, perciò le persone entrano dalle torri, salgono, tappeto, rito, quindi poi scendono, zona aperitivo dove posizioneremo tutto il ferro battuto che ora arriva, qui rimarranno un'ora, non di più, in un'ora dobbiamo cambiare la scenografia perché risaliranno per entrare in sala. Chiaro, se non è chiaro qualcosa ditelo adesso perché da questo momento si inizia a correre, ok? A dopo! Allora, tu stai ancora qua in giro? Cira, ho deciso quasi subito di fare il matrimonio con lei perché c'ha un'inventiva fuori dal normale. Gli dici la tua storia e lei fa il matrimonio sulla tua storia d'amore. Tu ti sei abbronzata troppo assai. E sposa, non sanno abbronzare. Lei mi ha detto, dobbiamo stravolgere la location. Ci sono state un po' di discussioni con mio marito perché lei. Cira. Sì, è stato motivo quasi che siamo divorzi anticipato. Un caffè prego, un caffè. No, sto scherzando, il caffè non è bene. Cioè, io un attimo dice, ma io sto a casa mia e Cira mi dice quello che devo fare. E poi conoscendola riesce a capire che Cira è una persona che cerca delle cose particolari per tutti i suoi sposi. Mi chiedo, perché uno sposa prima mattina sta dietro la macchinetta del caffè? Deve lavorare. È nata questa simpatia, Cira poi è una persona simpatica, no? Ma cioè, io non ci ho fatto mai caso, alza questo bicipite. Che faccio l'allevatore e allora... È l'ennità marchiata a te, però. Il tatuaggio ce l'ho qui sulla pancia, dice la famiglia è quando due persone si incontrano con amore. Ascolta Franco, ripetiamolo di nuovo tutto. È un gran buffet mezzo servito e mezzo poggiato. Avremo sedute come tavoli per farli stare comodi, ma tanti divani di ferro battuto. Solo perché siamo in ritardo. Qui la postazione della musica. Allora il tavolo lo posizioniamo qui, ci sarà un grande cuore qui davanti. Come è nata questa idea? Quando sono arrivata a fare il sopralluogo qui in location, dovunque mi giravo vedevo cuori. Cuori di pezza, cuori intagliati di rami, cuori di legno, cuori dappertutto. E quindi è nato questo cuore gigantesco e con tanti cuoricini perché tutti fanno parte di questo grande cuore. Per completare il tablò mi servono i nomi. Dove li trovo? Mettiamo tutto in un solo posto! I nomi? Dove stai? Di legno? In macchina, perché erano fragilissimi, non li potevo mettere in furgone. Stanno in macchina, se mi dai le chiacchiere, io per questo sono... Della mia macchina? Della tua macchina. No, già mi hai fatto andare in panico. No, stanno in macchina, sono arrivati con i pasticcini in mano, sono fragilissimi. Vuoi strangolarmi? Ci la roba! Ci la roba! Come fai, senti? Hai ragione, io senza di te non posso vivere. A quale altezza? Qua dietro. E pende. Cuori sulle mensole, cuori di fondo, cuori a vasetti. Cuori. E poi il bigliettino degli ospiti è un piccolo cartellino, ovviamente, con la staccionata.
Rosario. Tua. Ciao. Tutto bene? Allora, bellissimo tutto. Bellissimo sì. Tutto, eh? Ascolta, ti do delle indicazioni veloci veloci. Sì. Allora, abbiamo un ingresso anomalo, perciò dobbiamo essere pronti. La sposa non arriverà con un'automobile? No. Motocicletta? No. Dimmi qualcos'altro, vediamo se ci arrivi. Posso intuire, perché vedendo il posto, cavallo? No, hai pensato veramente a un cavallo? Sì. Vabbè, mi vado a fuori stand. Vatti a preparare. Vado subito per bravo. Quello che hai detto. Vado allenato subito. Perché oggi si corre. Siamo sempre all'agriturismo Quattro Ricci. È una distesa di prato verde, bellissima. Se voi vedete, il prato è così compatto e così curato che da qui si denota l'amore dei proprietari verso questo luogo. Facciamo tantissimi eventi, partiamo dai matrimoni, feste di compleanno, anniversari, comunioni, cresime, battesimi. Si mangia carne di nostra produzione, la nostra cucina fa solamente pasta fatta in casa, quindi quando uno mangia verdure di stagione è sicuro che provengano dall'azienda agricola Ricci. Ci sono le camere qua nella struttura principale e poi proprio di fronte alla piscina ci sono 10 bungalow che garantiscono la quiete che cerca il visitatore che sceglie agriturismo piuttosto che un hotel al centro della città. Abbiamo la piscina, anzi due. Roberto, affiancato naturalmente da una forza come Lenny, secondo me sono una coppia strepitosa. Loro, nonostante abbiano 3-4 marce in più rispetto alla maggior parte delle persone, però mantengono quella che è l'umanità, quindi hanno questa capacità di mettere chiunque a proprio agio e allo stesso momento però restano altamente professionali. Naturalmente lo consiglierei a tutte le famiglie con bambini perché per questo splendido parco giochi abbiamo una bellissima fattoria con tantissime specie di animali che ai bambini piacciono molto. Avete visto il cane Ettore? No. Ettore? Sarà femmine. Hai visto Ettore? Ettore chi è? Ah, ecco qua. Ettore, vuoi venire? Vuoi venire un attimo con noi? Vieni qua, vieni. Vieni con noi. Allora. Service! Antonio, Paolo, Davide! Ma dove stanno i ragazzi? La piscina, noi l'abbiamo utilizzata come ultima parte di questo grande evento. Maxi schermo, divani bianchi, DJ sul palco, in alto proprio. E qui ci sarà l'apoteosi del divertimento. È arrivato il momento, me ne devo andare, aiuto, aiuto! Ora facciamo la prova menù, dobbiamo simulare una staccionata. Allora, ho fatto queste ambras floreali perché ora con questa macchinetta, vedi, che simula la staccionata, si vanno a completare. Vedi, una perfetta staccionata. Qui ci sarà scritto menù e dietro abbiamo scritto tutto quello che verrà servito a tavola. La sala è stata pensata come un ricevimento americano. Invece di tenere tutti i tavoli insieme, abbiamo fatto tante isole. E queste isole, invece di tenerle solo con i tavoli rotondi, abbiamo organizzato questi gazebi. Sono stati comprati i lampadari e con modifica dipendenti, perché la composizione che verrà sarà un corpo unico che parte da sotto al lampadario e si completa alla base del tavolo. E non poteva mancare il tavolo imperiale, che sarà il tavolo degli sposi, lungo 8 metri, per 24 persone, e avrà 3 finestre che supporteranno esattamente 16 metri di fiori. C'è un piede qua,
Poi c'ha 4 metri di fiori, un altro piede qua, 4 metri di fiori, un altro piede qua. Sarà un tripudio floreale. Tutto al centro c'ha 7 metri di fiori. Quando abbiamo fatto questi cuori bianchi e la scritta bianca, io come lo faccio a far uscire fuori ora questo nome? Abbiate pazienza. Quando io metto questo cuore qua, no? A quell'altezza, se sta da colorà. Ma perché come si legge? Praticamente Roberto è mio cugino, ma siamo come fratelli. Lo sai che Cinzia è stata una mia allieva? Ha fatto il corso, sta facendo lo stage e poi sta fa pure la damigella. Salvatore, buongiorno. Ah, oggi sul tavolo vedo... Dobbiamo fare le Olimpiadi? I giochi olimpici? Sì. E vedo delle rose. Salvatore, ma non sono uguali queste rose? No. Qual è la differenza? No, sono due varietà. Questa è la Sweet Fortune. Questa è la Bombastic Rose Spray. Noto che questo è un colore rosa quartz che è stato il protagonista del 2016 e questo invece è un rosa cipriato che sarà il protagonista del 2017. Allora, qui abbiamo orchidee e poi queste? Sono delle rose White Naomi. Dimmi che cosa faremo. Oggi faremo un centro tavolo fashion con un sandwich floreale adagiato su un piedistallo in cristallo. Che tecnica utilizzeremo? Una massificazione. Noi faremo la base a questo candelabro, quindi inizieremo con i fiori. Se mi passi qualche rosa. Salvatore. Una domanda, parlami della tecnica sandwich, che significa? Chiude, sono due coroncini che si adagiano una sull'altra. Tecnicamente con le fascette l'hai fatto? Molto, molto semplice. Quindi fatto questo sandwich lo passiamo su un piedistallo di cristallo. Questi steli di orchidee saranno così cascanti e per renderlo fashion cascate di cristalli. Io ti aspetto, intanto inizio ad organizzare la tavola e ti aspetto. Ok. A dopo. Salvatore, pronti? Ed ecco un meraviglioso centrotavola fashion, composto da rose bombastic, da Sweet Fortune, da Roses Naomi ed anche Lisianthus orchidee e cascate di cristalli. Ragazzi, ho portato le bandiere. Sarà un rito civile ufficiale, perché l'agriturismo è uno delle 4 location scelte per fare riti civili. Perciò ci sarà il sindaco in fascia e ci devono essere le bandiere. Invece stavolta me l'immaginavo il drappeggio più stretto. No, però io voglio che ora da qui parte... No, perché diventa troppo rigida. Sì, però poi viene troppo corta. No, è come dovessi metterci un'altra sferza. No, poi è troppo diritta. Però deve venire più stretta. Questa qui la volevo più piena. Però che deve essere più arricciata. Vabbè, proviamo così, Allora ragazzi, invece vogliamo vedere il fatto delle sfere. Una persona alta, dove starò? Mettetevi la persona più alta. No, no, è troppo, è così, così. Io cacchio quanto pesa. Saranno seduti tutti gli invitati. Allora, gli sposi stanno qua, ok? Mentre i ragazzi saranno all'impiedi e si scambieranno delle promesse dolcissime. Però è tutto all'impiedi, non ci sta niente seduto, ok? Che dite? Le lanterne li mettiamo qua? È venuta la sorella di Roberto che ha realizzato come regalo il guest book. C'è la dedica all'interno che la devono leggere alla cerimonia.
sarà qualcosa di molto emozionante. Adesso, proprio nelle ultime ore, pensi a tutto, pensi al vestito, pensi all'entrata, pensi... Non penso più a niente, cerco di non pensare. Sono agitatissima. Questo è un amore che si è concretizzato in 28 anni. Perché poi quando si arriva a coronare questo sogno d'amore, da grandi, quando si incontra l'amore, amore vero, e non lo si lascia scappare. Mi sento agitato, forse anche perché non lo sto facendo in un'età troppo tenera. Il romanticismo di un adulto è diverso da una coppia giovane, perché è più concreto, è concreto. A quest'età tutto quello che fai è una cosa pesante, è una cosa che deve essere così, deve essere un sogno per tutte e due. Ci sono altri pensieri di mezzo, i figli che ci accompagneranno all'altare. Che già ci abbiamo dei bambini. Due persone che si amano veramente, è veramente una bella coppia. Si emozionano tutti e due, Roberto specialmente, e Lenny ha paura di piangere. Il sapere pieno di saggezza rispose, perché solo il tempo è capace di comprendere quanto l'amore sia importante nella vita. Com'era mamma? Com'è? Ma si è emozionata anche tu? Ridi, 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 ridi. Eletto? Eletto bene pure. Eletto bene pure, emozionante. Sono bloccata, però. Però. Ok, poi è cominciata la festa. È festa. Mi scrive Stefania, una giovane sposa che desidera ricevere un consiglio per il wedding gift per gli ospiti del suo matrimonio, incentrato sul tema del viaggio come esperienza di vita ed emozione da condividere. Tra gli elementi che caratterizzeranno la sua cerimonia ci saranno mappe e cartoline dei luoghi più esotici. Tutto richiamerà il viaggio, la libertà e il desiderio di scoprire il mondo in coppia. Questo mi fa pensare che il wedding gift perfetto da abbinare a questo matrimonio, un po' romantico e un po' moderno al tempo stesso, è Le Globe di Emo Italia, un profumatore d'ambiente in preziosa ceramica italiana a forma di mappamondo. Un cadeau che racchiude in sé un viaggio attraverso l'olfatto e un invito all'avventura in giro per il mondo. Trovo l'idea di associare una fragranza al giorno più bello e regalarla agli ospiti un modo originale e meraviglioso per far ricordare di sé e di un momento di gioia, come il giorno del proprio matrimonio. Oltre al mappamondo in delicate tinte pastello con effetto smaltato in porcellana biscuit, Emo propone anche queste romantiche sfere decorate con fiori delicati, con inciso il mese che potrebbe rappresentare il mese del proprio matrimonio. Un'idea raffinata ed elegante allo stesso tempo, che sicuramente i vostri invitati apprezzeranno. Le Globe di Emo è una linea perfetta per il cadeau des mariages.
sono oggetti esclusivi e di design che racchiudono in sé l'idea di regalare un'emozione. E in fondo cos'è l'amore, se non il più bello ed emozionante dei viaggi? Cara Stefania, spero di esserti stata d'aiuto. Dire, Lenny ha fatto un ingresso trionfale e poi, come buon augurio, il cavallo ha fatto la cacca e poi Ettore ha fatto la pipì. È a posto. Cira, che ha realizzato il mio sogno, è la numero uno. Wow! Un poco pure più dietro. Fate il giro tondo. Allora ragazzi, ora come da copione, il principe e la principessa devono entrare nella sala da ballo, giusto? E noi ora percorreremo questo viale e nel frattempo vi volevo far ammirare questo momento. Possiamo dire due cuori e una capanna, perché non è una capanna. Lenny è rimasta esterrefatta quando ha visto la sala completa. E questo è quello che abbiamo realizzato per voi. Che dite, li meraviglieremo? Già so, parecchi sono meravigliati. Vabbè, ora li dobbiamo stendere, ok? Mi piace quando le persone entrano in sala e si fermano a riprendere, a fare fotografie. E il risultato è che il lavoro ha avuto successo. Direzione Roma, faccio un passo indietro. Questo contatto l'avevi preso tu, Ciro, no? E quindi io non conoscevo Lenny, la volevo conoscere prima. Ah. Siccome c'hanno i figli che vanno a cavallo ad Agnano, ci siamo sentiti e l'ho incontrata a Mare Chiaro per la prima volta. E ho visto questa ragazza bionda, bellissima, che mi veniva incontro con gli stivali. Con gli stivali. E là già dovevi capire, quando sei arrivato, che stile avrebbe avuto. Quando uno va da un fotografo, parla con un fotografo e poi dovrebbe arrivare il fotografo e non il sostituto. Io penso che è importante conoscere gli sposi prima, perché il giorno del matrimonio loro non ti devono guardare con un occhio estraneo, perché se ti guardo con un occhio estraneo non riesci a fare le fotografie che facciamo noi. Quindi il contatto prima è importantissimo, proprio per avere quanto più confidenza possibile. È vero, anche perché voi entrate nell'intimità di queste persone, così poi il primo approccio. Il contatto prima è importante, perché poi quel giorno, quando ci siamo rivisti, ero emozionatissima. E mai aver pensato una cosa del genere. È bellissima anche le foto che avete fatto a casa con le damigelle, ragazzi, è bellissimo, emozionante. Voi pensate che una sposa fuori range, perché una sposa proprio americana a 360 gradi, io ho pubblicato una foto. Via, like a morire. Andiamo in piscina, ma non per fare un tuffo, ma per ballare fino a domani mattina. Lenny ha detto è la numero uno, e questa è la più grande soddisfazione.